Benvenuti nella patria di Ponzio Pilato, benvenuti in una terra ricca di bellezze naturali, di storie e di tradizioni, una terra tra le più alte espressioni dell'antica civiltà d'Abruzzo. Qui le montagne maestose, colline verdi e argentee di ulive e vigne degradano verso il mare. Un territorio, quello della Valle del Fino, unico. Un territorio arcano e solare che ti conquista con la quiete bellezza e la pace dei suoi borghi, con l'ospitalità della sua gente, con i suoi tesori d'arte, con le sue specialità gastronomiche ancorate alle antiche tradizioni alimentari che Bisenti custodisce gelosamente per offrirle ancora incontaminate ai suoi graditi ospiti. La cucina bisentina è una ricchezza, una testimonianza, un fatto culturale. Essa, nel rispetto delle tradizioni, pur nell'evoluzione delle tecniche e dei gusti, ancora parla di un territorio e della gente che lo abita. Non è azzardato ritenere che un suo aspetto peculiare sta nel fatto che in essa si è unito mirabilmente l'animo delle genti che l'hanno inventata con le risorse del territorio. Infatti, nella nostra zona sono concentrate il maggior numero di agriturismo. Ed è proprio questo lo scopo del video, di ricercare, memorizzare, fare un'operazione di recupero, di raccolta, di immagazzinare immagini, sensazioni, ricordi, emozioni, informazioni nella maniera più diretta e ritrasmetterla ai posteri, i quali studieranno le differenze tra il vecchio ed il nuovo. Ecco, siamo partiti proprio dalla semina, dopo aver preparato il terreno, e questa la macchina ideata proprio per aiutare l'uomo, la seminatrice, la macchina per alleviare il faticoso lavoro della semina che prima avveniva a mano, e sì, a spaglio. Si prendeva un pugno di grano da un recipiente e si buttava così nel migliore dei modi nel terreno, e come ogni lavoro che si rispetti aveva il suo break, la sua pausa, che i nostri nonni chiamavano l'usdiona. Il nostro video, insieme alla nostalgia di odori e sapori, colori, vuole anche far risaltare la fatica di vivere in un tempo che può rappresentare oggi una chiave di lettura per i nostri giovani. A 3 anni o poco più oltre il 2000 si profila, oltre che una serie di minacce, vedi la guerra in Iraq, sia occupazionali da applicazioni tecnologiche fino a qualche anno fa impensabili. Vedi l'ultimissimo orologio da polso da cui si può telefonare, inviare email e magari navigare su internet. L'immagine del seme che diventa spiga, affondato nel solco lasciato dai coltelli della seminatrice, nutrito in seguito dall'acqua e dagli umori della terra,
nel misterioso processo della vita. Il seme, dicevamo, si spacca e si trasforma poco a poco. Spuntano le sottilissime radici da una parte e dall'altro un esile stelo, ed improvvisamente poi viene alla luce il filo d'erba, e a mano con il calore e la luce del sole diventa ben presto una spiga. E sì, a questo punto possiamo... E sì, passiamo alla mietitura. La mietitura, fino a qualche decennio fa, quando cioè era eseguita tutta manualmente, rappresentava un lavoro pesante, massacrante, invernale. E sì, si stava veramente all'inferno, a volte tra le fiamme, la calura del solleone. E per spegnere quel caldo, quell'arsura, solo il vino ce la poteva. Infatti si racconta oggi che i mietitori bevevano a più non posso e mangiavano più di 5 volte al giorno, con pasti sostanziosi e abbondanti, specialmente nelle ore più calde della giornata. Ed in questo caso il vino era l'unico mezzo per tenersi su. Il mietitore, afferrato il fiasco, se lo portava in bocca, la testa all'indietro, e chi si è visto si è visto. E mentre la gola gorgheggiava a cadenza, senza interruzione, fino a quando l'arsura non finiva. Eh sì, fino a quando il bevitore non vedeva il fondo, si dice qui a Bisenti. Oggi vi vogliamo parlare e far rivivere forse dei momenti che avevamo, e sì, forse dimenticati. Il pane, fatto in casa, che nelle nostre zone trova ancora oggi un po' di spazio, anche se i privilegiati sono pochi. E sì, un'antica arte quella del pane, che tramandandosi di padre in figlio, no, anzi di madre in figlia, è arrivato fino a noi. Nelle campagne di Bisenti, e sì, in quelle case coloniche, il pane era tutto. Il fine, la ricompensa. Si lavorava un'intera giornata solo per mangiare, senza ricompensa alcuna. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. La parsimonia, la ritualità della sua preparazione ne sanciscono e ne riconfermano di volta in volta l'antica sacralità, una sacralità conferita dal grano, suo elemento base ed alimento tanto importante nella dieta delle antiche popolazioni mediterranee. E sì, qui vediamo questa coppia. Eh sì, questa coppia di signori, Chiarina e marito, che dopo aver messo ad asciugare al sole il grano, riempiono i sacchi per poi portarli al mulino, dove si consuma un altro rito per nel macinare, palpare, accarezzare la farina. E parlando di pane, non potevamo non interessarci di farina e quindi di mulino. A Bisenti ce n'erano più di uno, a fior di memoria. Io ricordo quello più vicino a noi, il mulino di Valentino, giù verso il campo sportivo, quello di De Flaves e quello di Piccirilli, forse l'unico rimasto ancora intatto da quel lontano 1987, come lo lasciò il compianto Romeo Piccirilli. In quel mulino, oltre a macinare il grano e semi, in genere la fungeva anche da falegnameria, da segheria. Ma torniamo a noi, no, anzi torniamo al pane. Eh sì, è appunto proprio di questo vi voglio parlare, del pane.
trovandomi per puro caso in casa dei signori d'Ostiglio, ho visto nonna Annina preparare un tavolo e poi riversarci sopra un bel po' di farina. Io, convinto che si trattasse di pasta fatta in casa, anche se non pensate a male, comunque non è che volevo restare lì, se anche questa non è tanto in uso, ho chiesto lumi alla signora Annina del perché di tutta quella farina. Lei prontamente mi ha risposto che stava preparando il pane fatto in casa. Ecco, seguendo la signora Annina, fare un mucchio di farina al centro del tavolo, poi con un po' di acqua tiepida e mescolata a sale e lievito, cominciava, ad impastare, dopo aver tutto amalgamato, si cominciava a preparare i pani. E mentre le signore preparano e lavorano il pane con la forza delle braccia, e vi assicuro che non è facile, non è semplice, ci vuole tanta tanta buona volontà e soprattutto tanto olio di gomito. E sì, è proprio nel mentre mi piace ricordare quello che avveniva un tempo per chi doveva almeno una volta alla settimana fare il pane. Fare il pane al forno di Tonino di Pascoccio, il fratello del fornaio, se ben ricordo, con il nomignolo di Cior. Passava di buon'ora Cior casa per casa ed avvertiva le massaie che potevano ammassare, quindi per dare il tempo al forno di accendere e farlo ben riscaldare. E dopo una mezz'oretta un altro giro di Cior, ciaranga ciaranga, avvertiva che potevano spianare le massaie, le signore, e quindi portare il pane al forno. Ecco, quell'attrezzo si chiama la rete mossa. È un attrezzo per pulire il tavolo. È proprio semplice tagliare due fette di pane e ungerlo con l'olio, la morale,
quando lavoro dietro a quella fettina di pane. Caspagli, sembra la pazzare, ma non esce non la pezza. Alla pezza in Giappone? Mangia, sai. Perché se matto non è buono. Se faccio una volta a settimana. Sì. Ma... Io invece mi accorgo, quello delle torine di Barcoccia, no? Non vedo, sarò fratello. Ma non è forno del tè per puntato. Ma non fa niente, ma non fa bene. Eh sì, i pani così formati si coprono con un panno di lino e si lascia per una buona mezz'ora a riposare, ad amalgamare, diciamo sì, possiamo anche dirlo, a decantare. La signora Annina, molto molto scrupolosa, per ogni fase di lavorazione si lava ben bene le mani, è una perfetta igienista. I pani così formati vengono messi su una tavola dove precedentemente è stato steso un telo di lino, il cosiddetto mantile, che serve appunto per coprire i pani e non farli toccare l'uno all'altro. Il tutto viene ancora coperto con un altro telo di lana proprio per tenerli a caldo e sì, proprio dal buon grado di lievitazione dipende la buona riuscita della cottura. E sì, così trascorsi un paio di ore
un paio di ore di lievitazione si può già infornare. E mentre il pane lentamente al caldo lievita, la signora Nina prepara il forno. Di solito il forno si accende con fascine secchi ricavati dalla potatura della vigna o con sterpagli di siepi, in modo da far tanta fiamma. Il forno è pronto, sia ben caldo, quando i mattoni della volta diventano bianchi, ossia il bianco della volta sta a significare che il forno è pronto ed il pane si può infornare. A questo punto si prepara la base togliendo la brace ad una parte di questa, e sì, proprio una parte della brace si fa rimanere ai bordi in modo da mantenere il calore più a lungo possibile. Quindi con un panno umido si pulisce la base ben bene, e sì, la base del pavimento dove va collocato il pane. Ecco l'ultimo ritocco prima di mettere il pane al forno. Eccoci qua, la signora Nina, coadiuvata dalla signora Maria, può procedere ad infornare il pane servendosi di una pala in legno. Disposti i pani dentro il forno, di solito il più possibile al centro. E sì, si serra bene la porta. E quindi ci risentiamo tra un'oretta circa. Ecco, si serra a mo' di come si dice, di varra, a mo' di varra. Ok, ci risentiamo tra un'oretta circa. Tra 2 ore già è pronto. 2 ore, ha detto la signora. Thank you.
Trascorso il tempo necessario per la cottura, eccoci qui di nuovo, accorsi per la buona riuscita e ansiosi per assaggiare il pane meravigliosamente cotto e dorato che a solo guardarlo mette appetito. Come si faceva una volta perché? Il più colorete? No, come si faceva una volta? Ah, spezzata, ho capito. Le coplatta. Sì, ho capito. Va bene. Quando a volte si è fatta la madre, quando si è azzata i cosci, traiamo mamma un cicciolo. Già era pronta. Già era pronta. Copro un po' per non far raffreddare la volta. Scusa, signora, c'è la figlia, guarda, è proprio una... senza mani. Fammela, prima la spera un po'. Prima la spera. Prima a uscire, papà. Che ce la fai? Ce la fai? Metti qua, papà. Qua. Aspetta un momento. Aspetta. Aspetta. Ecco qua, via. Ma se vuoi camminare, puoi camminare. Perché c'è la figlia, cammini senza mena, no? No. È difficile. Sì, sì, sì. È una croba. Breve. Madonna santa. Fai riposare, eh? Dai, dai a me. No. Dai, c'è una nostra. Breve. La salamandra? Che salamandra? Sì, là. Così è stato. Dopo averlo fatto raffreddare e pulito dalla cenere, la nuora, la signora Maria, ha provveduto a tagliare ed ungere con olio genuino una pagnotta di pane dorata che, di lì a poco, è completamente sparito con grande gioia della signora e nostra. Grazie a chi è capace di produrre questo buonissimo alimento con forni di questo tipo. L'antica tradizione pastaia, una delle massime espressioni della nostra vallata, ai piedi del Gran Sasso, dove l'acqua è purissima e sì, è l'acqua il primo degli ingredienti naturali che permette una produzione eccellente. Un'antica arte, quella della famiglia d'Ostiglio. Il pane, eh sì, il pane è sacro, è l'alimento essenziale per il nostro nutrimento. Non dimentichiamo che i nostri nonni, ancora oggi noi, se ci cade del pane, dopo averlo raccolto lo baciamo in segno di rispetto e di grazia di Dio. È proprio così, farina, acqua, sale e lievito, quattro ingredienti semplici e naturali per dar vita all'alimento fondamentale della nostra alimentazione. Il pane è così buono, fragrante, saporito, portatore di valori sacri e simbolici. Il pane ci accompagna ogni momento conviviale della nostra giornata.
indubbiamente la fine di un certo tipo di civiltà, la cosiddetta civiltà contadina e artigiana, aggiungo io, in quanto i miei, i miei avi, a ricordo di memoria non lontana, il mio bisnonno, l'indù, che poi sarebbe Antonio Dundù, faceva il fabbro. Mio nonno, Luigino, pace all'anima sua, era un fabbro. E sì, anche mio padre, Antonio, diventato Lucio Antonio, anche esso batteva il martello sull'incudine. Quindi una generazione di artigiani, questi hanno rappresentato, come si suol dire, passatemi la parola, ha rappresentato l'humus, fertile e ideale per un fiorire di tante tradizioni ed usanze popolari. Non è esagerato affermare che la cucina abruzzese è una delle più interessanti fra le altre regioni del centro Italia, per la sua semplicità, originalità e soprattutto per la grande genuinità dei suoi ingredienti. Chi vive oggi questo fermento così frenetico, di via vai, non può non aver almeno un pizzico di malinconia, di nostalgia verso i tempi che furono, verso un passato che, travolto dal progresso e dalla tecnologia, dall'informatica, da internet, resta tuttavia vivo nel, perlomeno per me che ho superato la cinquantina, il ricordo dei vecchi, degli anziani, che ricordano un periodo sì di miseria, di ristrettezze, di povertà, ma vissuto in una serenità d'animo e di poesia che indubbiamente oggi non c'è più. È vero che la vita è fatta di ricordi e che un uomo senza ricordi è un uomo che non ha vissuto. E che è per questo che io lascio questo grande patrimonio ai bisentini, che lo custodiranno gelosamente, in quanto il sottoscritto l'ha raccolto con amore e passione. Tornando indietro con gli anni passati, è impossibile non ricordare la nostra mamma, tanto per dare un saluto alla laboriosità della signora Annina. Ecco, ognuno di noi in questo momento ha davanti agli occhi la mamma. Eh sì, è proprio lei, la grande protagonista, il personaggio centrale della civiltà economica, agricola e artigiana. Lei rappresentava l'economia, l'amministratrice, perlomeno per me, no, anzi per la mia famiglia. È lei che portava avanti la baracca, la casa sempre pulita come uno specchio, ogni cosa aveva il suo posto. A noi faceva portare sempre abiti semplici ma puliti e senza strappi, magari con qualche pezza, come si dice, sempre a colore. A me a questo punto non resta che salutarvi, sì, proprio dirvi grazie per avermi accordato ancora una volta la vostra attenzione. Questo mio lavoro di ricerca non ha pretese alcuna, è solo una mia passione nata così per caso, non so come, vuole solo esporre aspetti particolari e inediti, né d'altronde tantomeno delineare le vicende storiche culinarie della nostra vallata. Vuole, come si dice, solo essere un tentativo di ricostruire aspetti di vita, di costume, di ambiente, praticamente un tentativo di leggere con le immagini i caratteri di una realtà che, pur da noi non molto lontana, appare così diversa da quella odierna. Una realtà che merita di essere osservata, ricordata, vissuta attentamente, con una vena di nostalgia verso un passato che non c'è più, e con un pizzico di speranza per un futuro più roseo e senza guerre. A questo punto, arrivederci, a presto. Dopo aver seguito il procedimento del pane fatto in casa di nonna Annina, ci alziamo di buon'ora per visitare il forno di Giannino, no, anzi di Andrea. Ma prima di entrare al forno, facciamo una capatina, un giro, per osservare come si sveglia la nostra cittadina. Seguitemi.
Devi lavorare. Fuoco? Ok. Dai che non, io non sono... E quanto ha dichiarato Francesco Rutelli, tenendo per le garanzie poste dal centro-sinistra, che ha chiesto di sostituire il capo direttore generale del Comune Sant'Anna, e per la passiva l'opposizione di politica di Camilla, un caffè, socio? Aspetta, se la persona di la vicina centro-sinistra, ma ci sono state decise le condizioni, non vogliamo di sapere. L'unico però non ha voluto fare fuori, poi capite che... Faccio un cappuccino, signorina? Senza caffè. Senza caffè. Comunque in grande parte coniugata al femminile, come ce la raccontata. Com'è che dice le paine allora? A pece ne imbarta. Vai dietro, vai. Aspetta, ci teniamo a 3 da 6, vai. Sei ripreso? I diritti. Buongiorno. Chi sta vendendo? È così. Lei dove viene? A Teramo?
Oh, Anna, beh, te ne si presta la madina? Sì, signore. E perché? È perché non ci voglio stare dentro. Buongiorno. Ciao Andrea. Thank you.
Ecco, dopo aver perlustrato tutto il centro storico e i pochi bisentini che si alzano di buon'ora, entriamo a far visita ad Andrea ed ai suoi collaboratori. È proprio così il pane prodotto dal forno di Andrea? Sono l'espressione di usi e costumi che risalgono a tempi immemorabili. Andrea usa esclusivamente farina di tipo zero. È un prodotto tradizionale tramandato da padre in figlio, la cui metodologia di preparazione deriva dall'esigenza di ottenere un prodotto di conservazione prolungata. Il prodotto finito si presenta in diverse forme, pagnotte e filoni, o a rosette come dicono a Roma, o le michette come dicono a Milano. Nei mesi invernali viene prodotto anche il pane giallo, nero ed integrale, e con le fibre addirittura. Piace ricordare, tra i tanti piacevolissimi episodi, è in particolare che il fratello di Andrea, il signor Ezio, ha solcato i confini abruzzesi e, senza esagerare, anche mondiali. Infatti, riconoscimenti ufficiali sono arrivati da tutto il mondo. Ha partecipato, tra l'altro, su Rai 3 a Geo e Geo. Infatti, l'artista con il gusto della trasgressione è stato capace di immergere una modella in una vasca piena di cioccolata. Quindi, una famiglia a sapor di cioccolato. Complimenti e congratulazioni ai fratelli Centini. Ma, come si dice, ora torniamo al forno, altrimenti il pane può bruciare. Va bene.
come il procedimento, è tutto fatto a mano, come le calzotte, diciamo, come le cauzioni. Diciamo pure, va ricordato pure. Tutto fatto a me, come le calzotte. No, riesce da me. Ah, quindi i panini solo i panini a mascia fatta a me. E la forma tutta a mani. La forma. Un pane grosso. Un pane grosso. Un pane basso. Perciò. Stavo per dire prima che ho forma i lavoratori, i collaboratori parlano poco, soltanto allora. Come no, c'è? No, tutte cose, ma no. Sono tutte cose. Muove pure pezzo rosso, andare, yes. Questo è sta fanno il fatto tutto. Muove la crepare. E poi dare il sito, mi dice. Ma posto ci siamo. Thank you.
Ecco, a prima vista sembra tutto semplice, com'è buono il pane con l'olio, il pane con la salsiccia e fave, ma nessuno sa quanti sacrifici ci sono, ci vogliono, e sì, dietro a quella bontà, quella fragranza del pane. Oppure qualcuno dice il pane è caro, e sì, vorrei vedere io alzarsi ogni mattina, come si suol dire, onong, o piove giù dal letto e via si parte, si ricomincia giorno dopo giorno, no, anzi mattina dopo mattina, senza interruzione di sorta. Ma sera nella pan
Abbiamo l'embasco qui, però. Yeah.
Come no? Onde, Andre? È presto, che c'è un pettice, da questo è un po'. Ma se ci vuole altro zucchero lui è bene, vede un po' quando ne vuole, viene anche un bicchiere là.
E Giannina, che ora t'arrezzi? 7:30. Sette e mezzo, che è? Thank you.
tre ha buttato in giorno. Quando ci stai via un po' di tempo c'è stata la camera di trovato, sempre da lì dopo. Ma gli aveva il cappello, su teneva due alle mandare, la manda via che stiamo. Quando ci stai via, non si vedeva le mamma a mezzanotte. Thank you.
Responsabile cosa si chiama? Questi sono semi. Anice? No, quello è là. Questi sono semi di sesamo e semi di papavero. E le nere di papavero. E qui sono di sesamo. Sesamo. Thank you.
Viva l'amore!
pure lì, non lo sapevo. Un fango del pro. Eh? Un fango del pro.
Bestia. Bestia.
Per tu preparare per domani? Per rinnovare il piede di questa sera, se la fai male tozzo, no? E cammonini. Andena 10 per una settimana, 1,5 milioni. 30 secondi. 30 secondi. 30 secondi la volta. Sì. 30 secondi per una settimana. No, 30 secondi lo giorno, una settimana, 1,5 milioni. Prima detto del giornale. E dopo arva. Chi stava attaccato? Non pensate già per quello. Era grossa. Era grossa. Ma ecco. Ciao. Mi siete detto, sorry? Buon dì. Non dirista sotto, non credo.
Eh sì, siamo arrivati alla fine di questo servizio. E proprio guardando Andrea mi viene spontanea una battuta, una frase, uno slogan. L'asen apporta la paia e l'asen se l'armagna. E con questa battuta finale salutiamo il forno di Andrea.